Prima di tutto, ragazzi, io voglio fare un applauso comunque alla mia squadra, ai miei ragazzi, perché mi hanno regalato qualcosa che a inizio anno mai avrei pensato, e cioè di arrivare in semifinale di Champions League. Andiamo! Andiamo! Mi avete fatto piangere come un bambino, mi avete fatto piangere dai tempi di quest'uomo qua, dai tempi di quest'uomo qua. La partita è stata equilibrata, non abbiamo in questo momento noi grande potenziale offensivo. Leggo commenti su sostituzioni mirabolanti che avremmo dovuto fare, ma onestamente non so. Frang! Svrang! Svrang! Prendete casa di Istanbul, prenotate l'aereo, andiamo a Istanbul, andiamo a Turkish Airlines! Svrang! 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 Dov'è Leao? Una settimana ci avete rotto i coglioni con sto Leao! Una settimana ci avete rotti con sto Leao. Vi abbiamo trattato come i bambini dell'asile, dell'asilo. Vi abbiamo fatto il falletto, abbiamo fermato la partita 50.000 volte. Vi abbiamo preso per l'orecchio, come i bambini dell'asilo. Così vi abbiamo... E poi Lautaro, svrang! Ma tutti quanti con sto Leao. Ma Leao è mezzo giocatore. Ma che cazzo è sto Leao? Hanno fatto diventare Leao Pelé. Cioè, ma che cazzo dite? Oh, ma che siete impazziti? Leao, ma Leao è un giocatore normale. Cioè, l'ho detto pure quando ho visto i mondiali, 5 partite, 4 partite di merda fece Leao. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ancora girate con sto Leao? Ma che è Leao? Cioè, perdere contro i nessuno, perdere contro i nessuno, ti fa venire una rabbia dentro, il fuoco, ti accende. Rendiamoci conto che abbiamo perso contro la squadra miracolata d'Italia. La squadra che ha un culo grande quanto un capannone. L'altra volta era quando una casa, oggi quando un capannone. L'unica squadra che ha trovato Benfica e Porto nel cammino Champions. Benfica e Porto. L'unica squadra forte che hanno trovato questi cessi è stato il Bayern Monaco, che gli ha rifilato 4 pappine. Corcione te l'aveva detto che l'Inter arrivava in finale di Champions, addirittura Corcione ti ha detto anche che la vince, perciò per me questa non è una novità. Grande Inter, grande prestazione, dominio territoriale, in controllo alla partita, deceleravamo, acceleravamo al nostro piacimento. Milan scarso, un Milan che l'abbiamo dominato, controllato, ha vissuto solo di una fiammata di Leao, niente di più. Manco un derby sei riuscito a vincere, manco un cazzo di derby sei riuscito a vincere, 4 su 4 l'hai persi, è record del mondo, penso che mai neanche un allenatore è riuscito a perdere 4 derby di fila, fai cagare, e te e tutti quelli che ti difendono, fai cagare, non sei riuscito a vincere un cazzo di derby. Gol! A casa! Ma come? Ma una squadra che gioca con uno che si chiama Ciao Champions! Lautaro! Gol! Via! Merda, via! Via dalla Champions! Via, merda! Siamo fuori dalla UEFA Champions League. Siamo fuori dalla Champions League. Abbiamo fatto scrivere la storia ai nerazzurri. L'unica cosa che a cui ci tenevo, la nostra storia, l'abbiamo buttata nel cesso. Ma ho da dire una cosa ai nerazzurri. Onore a voi, perché nel doppio confronto siete stati più cattivi, ci avete creduto di più. 20 anni abbiamo aspettato, 20 anni per questo momento, ed è bello, è un momento bello, è zuccheroso, è succoso, andiamo a Istanbul per vincerla. Ma a proposito, Pioli non la doveva ribaltare, li ribaltiamo, la curva, venite, siamo con voi, tutte parole. Finita
finita così, c'è poco da dire. Complimenti all'Inter, c'è poco da fare. Rosico, rosico tanto. Dire complimenti all'Inter, ma c'è poco da fare. Quando uno è superiore, gioca meglio, fa i gol quando serve, è giusto che vada in finale, è giusto così, è giusto così, è giusto così. Settimana cuccia e a cuccia c'è state in finale. Meritato, ragazzi, non c'è nulla da dire, non c'è nulla da obiettare. Hanno strameritato la finale di Champions League, vanno con merito. Non l'abbiamo vista mai né all'andata e neanche al ritorno, che dovevamo fare le imprese delle imprese con Leao, con non l'abbiamo vista mai. Non lo so, Paolino, hai detto che non hanno malinterina, carino, sono stato C'era seduto una per... piccola. Senti, Paolino, dove sei? In vagista. Noi siamo la prima persona in scarpa perché usi la squadra di Serie B. Ecco, cosa è giù. Fornuta la vince che dollara, come ti dissi allora. Fornuta che dollara. Chi sta si, dai! Siamo in finale, siamo in finale, siamo in finale! Andiamo a Istanbul, ragazzi! Andiamo in Istanbul, andiamo nella casa, a casa di Çalhanoğlu. Questo, cioè, era il destino. Andiamo a casa di Çalhanoğlu con Çalhanoğlu in semifinale contro il Milan. Fantastico! Me l'aspettavo di uscire. Sta piangendo. Finito, è giù. Sei rilassato. Che cazzo, che sei? Vaffanculo. Questo è per tutti quei gufi, questi da Ibiza, io non vi sento ragliare, da Ibiza, time out, è finito il tempo, basta, basta, siamo in finale, siete visto? E adesso non ce n'è per nessuno, buonanotte a tutti. Manca ancora la finale però, Enzo.